La storia di questa donna senza nome, la chiamiamo così, la donna senza nome, nella quale possiamo vederci tutti, è esemplare. Il testo dice che aveva fatto molte cure, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando. Anche noi quante volte ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza di amore? Pensiamo che a renderci felice siano il successo e i soldi. Ma l'amore non si compra, è gratuito. Ci rifugiamo nel virtuale, ma l'amore è concreto. Non ci accettiamo così come siamo e ci nascondiamo dentro i trucchi dell'esteriorità. Ma l'amore non è apparenza. Cerchiamo soluzioni da maghi, da santoni, per poi trovarci senza soldi e senza pace, come quella donna. Lei finalmente sceglie Gesù e si butta tra la folla per toccare il mantello di Gesù. Quella donna, cioè, cerca il contatto diretto, il contatto fisico con Gesù. Soprattutto in questo tempo abbiamo capito quanto siano importanti il contatto e le relazioni. Lo stesso vale con Gesù. A volte ci accontentiamo di osservare qualche precetto e di ripetere preghiere, tante volte come i pappagalli, Ma il Signore attende che lo incontriamo, che gli apriamo il cuore, che, come la donna, tocchiamo il suo mantello per guarire. Perché entrando in intimità con Gesù, veniamo guariti dai nostri affetti. Questo vuole Gesù. Leggiamo infatti che, pur segreto dalla folla, si guarda attorno per cercare chi lo ha toccato. Stretto. I discepoli dicevano, ma guardi che la folla ti stringe. No, chi mi ha toccato? E lo sguardo di Gesù. C'è tanta gente, ma lui va in cerca di un volto e di un cuore pieno di fede. Gesù non guarda all'insieme come noi, ma guarda alla persona. Non si arresta di fronte alle ferite e agli errori del passato, ma va oltre i peccati e i pregiudizi. Tutti noi abbiamo una storia e ognuno di noi nel suo segreto conosce bene le cose brutte della propria storia, ma Gesù le guarda per guarirla. Invece noi ci piace guardare le cose brutte degli altri. Quante volte, quando noi parliamo, cadiamo nel chiacchiericcio. Chiacchiericcio che è sparlare degli altri, spellare gli altri. Ma guarda che orizzonte di vita è questo. Non come Gesù, che sempre guarda il modo di salvarci. Guarda l'oggi, la buona volontà, e non la storia brutta che noi abbiamo. Gesù va oltre i peccati, Gesù va oltre i pregiudizi. Non si ferma alle apparenze, arriva al cuore Gesù e guarisce proprio lei, che era scartata da tutti, una impura. Con tenerezza la chiama figlia. Lo stile di Gesù era la vicinanza, la compassione e la tenerezza. Teneramente di figlia e loda la sua fede restituendole fiducia in se stessa. Sorella, fratello, sei qui. Lascia che Gesù guardi e guarisca il tuo cuore. Anche io devo fare questo. Lasciare che Gesù guardi il mio cuore e lo guarisca. E se hai provato il suo sguardo tenero su di te,
imitalo e fai come lui. Guardati attorno, vedrai che tante persone che ti vivono accanto si sentono ferite e sole. Hanno bisogno di sentirsi amate. Dai il passo. Gesù ti chiede uno sguardo che non si fermi all'esteriorità, ma vada al cuore. Uno sguardo non giudicante. Finiamo di giudicare gli altri. Gesù ci chiede uno sguardo non giudicante, ma accogliente. Apriamo il nostro cuore per accogliere gli altri. Perché solo l'amore risana la vita. Solo l'amore risana la vita. La Madonna Consolatrice degli afflitti ci aiuti a portare una carezza ai feriti. Ai feriti nel cuore che incontriamo sul nostro cammino. E non giudicare. Non giudicare la realtà personale, sociale degli altri. Dio ama tutti. Non giudicare, lasciate vivere gli altri e cercate di avvicinarsi con amore.